Grazie. Passiamo all'emendamento 1.51, Antimo Cesaro. Anche qui c'è un invito al ritiro. Prego, onorevole Cesaro. Presidente, mi sembrava preferibile, sulla base del mio emendamento, radicare la competenza presso il Tribunale dei minorenni del luogo di nascita anziché di residenza. Tra l'altro è il Tribunale che possiede già il fascicolo completo dell'adozione e questa duplicazione di sedi giudiziarie mi sembrava inopportuna perché foriera eventualmente di liti pendenze giudiziarie o nella migliore delle ipotesi di una enfasi e una duplicazione burocratica. Mi farebbe piacere se il relatore volesse dare ulteriori spiegazioni sull'argomento. No, Prima di... non accoglierebbe comunque l'invito al ritiro, lo mantiene Sì. l'emendamento. Sì. Ok, ci sono altri interventi? Non mi pare che ci siano altri interventi, quindi lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? Cozzolino, Di Lello, Colonnese, Latronico, Luigi Gallo. Ci siamo, mi pare. Sì? È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'emendamento 1.240, Daniele Farina, sul quale c'è una proposta di riformulazione. Se l'onorevole Farina l'accetta, il parere è favorevole. Ok, allora 1.240 come riformulato, Daniele Farina, parere favorevole di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Archi, Bossa, Duranti, Capelli, Rabino in arrivo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Giordano ha votato, Caparini? Era solo distratto. Mannino. Mannino. Mi pare che... Rabino. Non aveva la tessera. Cronbichler. Onorevole Rabino, così è difficile che riusciamo a farla votare. Ok, chiusa la votazione. La Camera approva. Nel frattempo qualcuno sistemi la postazione del Rabino. Ora siamo all'1.301 della Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere favorevole Commissione Governo. È aperta la votazione. Totaro. Palma, Di Lello, ah, Tancredi, Marazziti. Mi pare che ora, no, ho visto una mano anche qui, Parrini, Palma. Ci siamo. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione. Aperta la votazione. Ci siamo? Mi pare che abbiano tutti votato. No, Palazzotto. È chiusa la votazione.
La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 2. Se nessuno chiede di intervenire, è aperta la votazione. Che vuol dire questo? Sì, dobbiamo chiedere pareri, ma...